amici cari quadisti, un video minchia. Stiamo in corso Buenos Aires e stiamo raggiungendo Piazza Duomo la domenica di Pasqua. Il Fero col suo Segway 9 Boot 1 e la Giangi con il suo Segway Mini. Spettacolo ragazzi, semplicemente spettacolo. Sono un po' preoccupato perché la Giangi non ha il minimo proprio la, niente, lei va chi t'accoglie e passa, cioè guarda la, ragazzi l'ha scartato l'altro ieri, sta andando tranquilla, per me ne stira sotto qualcuno perché gli marcia proprio a culo. Appena può scatta, sorpassa, va via liscia. Siamo arrivati in Piazzale Lima tranquilli, relaxing, e soprattutto io allora col One posso essere notevolmente più veloce, ma notevolmente già è abbastanza ridicolo, ma in più ho il problema, eccolo lì, ho il problema che per forza devo appoggiarmi da qualche parte e questo rompe leggermente i maroni. Vediamo i milanesi molto stupiti della situazione Segway, la Giangi come va la situazione, come va? Va ora, gode come una riccia, ha già fatto la gara con un bambino con il col monopattinino, l'ha fatto morire, l'ha fatto stancare, dopodiché il bambino ha finito la benzina che la faceva più fare la linguetta ed ecco la Giangi che sta passando il semaforo. Io cazzo faccio una fatica, d'altronde ragazzi il pedone va piano, non è che col pedone posso tirare madone più di tanto, posso mica devastarli. Più tendenzialmente non si spostano neanche a sparargli e quindi con la mia diciamo bicicletta da corsa dei monocicli ho le ali enormemente tarpate in questo bailame di bipedi che hanno in comune con l'uomo di Neanderthal il fatto di camminare. È già buona perché di solito ti usano la macchina, usare la macchina a Milano veramente da deficienti. Allora stiamo facendo questo test long run, vi avevamo promesso il test long run del miniboot proprio per farvi vedere, e ragazzi sono 2 giorni che lo usa, assolutamente non aveva mai usato un monociclo, ci aveva provato ma non gli piaceva, troppe difficoltà, e sta andando in giro con questo sinceramente in modo fantastico. Ancora non ha l'aggressività di avvisare permis, e quindi ha delle difficoltà. Adesso questi si piantano davanti sicuri proprio, adesso ripartono, si piantano, ripartono, si piantano, minchia cazzo, va bene verso in Cina però fioi. Vedi te che casino, e la Giangi col suo One, scusatemi, col suo Mini, che se ne va proprio alla grande. Io faccio una fatica, questi camminano, non guardano, lo fanno di ogni, la mandria di coglioni, sorry for the words, in milanese ci starebbe molto meglio il vocabolo, pirloni on walk, forse a passeggio. E la Giangi va, e signori questa è la dimostrazione, nella realtà, nel traffico dove il bipede cammina tentando di sfoggiare i suoi occhiali probabilmente comprati da un marocchino in metro a 0,5 euro e il finto cellulare Samsung Company, il Mini della Segway è addirittura più veloce. Riproviamo passaggio a sinistra, 2 tentativi andati e via, e si va. Potevamo prendere il metro però abbiamo detto proviamo questo test long run, e questo è Milano a Pasqua. Ovviamente ragazzi corso Buenos Aires a Milano oggi è vuoto, cioè normalmente è pure più pieno, lei è in disastro. Comunque adesso la nostra idea è quella di raggiungere Porta Venezia, attaccarci alla ciclabile e dalla ciclabile di Porta Venezia andare direttamente in San Babila, fare un girettino per Duomo, andare a Brera,
Eccolo Giorgio che si è fermata. Andare a Brera, guardala qua. Amore, ma ti ne stendi 5, abbiamo visto. Devi dirlo, permis. Tensione, milanese, tensione. Brava Giangi. Ragazzi, spettacolo, adesso per non annoiarvi ulteriormente, guardate la mandria di bipedi che di là, mi fanno paura, secondo me mordono anche. Io e la Giangi ci lasciamo e ci riprenderemo con voi all'altezza di Piazza San Babila o a Porta Venezia alla partenza della, insomma, della ciclabile. Muore, vai! Dal Fiero della Giangi. Ciao!